Siamo nel 10.500 a.C. La Terra è popolata dall'uomo delle caverne, eppure qualcuno già progetta il suo futuro. Per conto di chi? Impossibile saperlo. Esegue forse gli ordini di quei misteriosi leader di un'ipotetica civiltà preesistente, quella che probabilmente aveva retto le grandi piramidi di molto prima che lungo il Nilo comparissero i faraoni? Queste le domande di Giorgio Cattaneo in un articolo del 16 aprile 2023 e anche le mie domande quando ho finito di leggere L'altra Europa di Paolo Rumor, Loris Bagnara e Giorgio Galli. E domande che in questo momento farò e rivolgerò a Loris Bagnara chiedendogli come è nato il progetto dell'altra Europa. Intanto, ciao Loris. Ciao Matteo, buonasera a te, buonasera a tutti i tuoi ascoltatori. Grazie. Grazie per essere, per avermi invitato. Ma grazie a te, anzi, di aver accettato. Tu hai visto tutta la crescita di me come scrittore da quando appunto Certo. ho finito di leggere L'altra Europa e che ti ho detto le mie perplessità. E insomma, avrei scritto un libro che parlava di alcuni luoghi citati all'interno dell'altra Europa e tu mi dicesti sì, appunto, prosegui, vai, e mi hai incoraggiato. E poi infatti è nato Blu Cronaca di un road trip in Anatolia orientale, edito dal gruppo Albatros Il Filo nel 2023. E quindi, ma non siamo qua per parlare del mio libro, siamo qua per capire come è nata la tua collaborazione con Paolo Rumore e Giorgio Galli. Certo, sì. Sì, non siamo qui per parlare per il tuo libro, però fammi dire che appunto il tuo libro si intesse in certe località che appunto sono toccate anche dalle tematiche e dai racconti dell'altra Europa, ma appunto vengo al punto Sì. della tua domanda. E niente, la mia collaborazione con Paolo Rumor nasce ormai più di 20 anni fa, circa 20, anzi 20 anni fa precisi, nel 2004, in conseguenza del primo libro che io avevo scritto e pubblicato, che è appunto Il segreto di Giza, Sì, esatto. in cui io affrontavo una rivisitazione della piana di Giza alla luce della teoria della correlazione stellare di Robert Bobal, e ne arrivavo, ne deducevo delle considerazioni, delle teorie mie personali che andavano anche oltre a quelle di Robert Bobal e Graham Hancock. E pubblicato questo libro, evidentemente Paolo Rumor, che aveva tutto un corposo materiale di cui poi parleremo Certo. fra poco, avendo letto il mio libro, aveva pensato di che io potessi essergli utile per fare luce su alcuni aspetti del materiale che si trovava in mano e che lui non riusciva a comprendere in maniera abbastanza precisa, e quindi era in giro, era alla ricerca di altri ricercatori che potessero aiutarlo per appunto studiare questo materiale. E nel 2004 appunto mi contattò per email, telefonicamente, poi mi mandò un po' di materiale che faceva parte del suo memoriale e di altra documentazione, appunti, tutta una serie di cose che aveva lui privatamente, perché ancora non conosceva, non erano ancora stati diffusi in nessun modo pubblicamente. Quindi mi mandò un po' di materiali e cominciai a fare alcune considerazioni, all'inizio con un po' di difficoltà, perché il materiale che mi aveva sottoposto era di una natura un po' troppo politica e concernente l'attualità, argomenti di cui fino al momento non mi ero ancora occupato, perché mi ero occupato evidentemente di argomenti di carattere storico, archeologico, per appunto tutto quello che era legato allo studio della piana di Giza. E Certo. quindi all'inizio fece un pochino fatica di entrare Nello nel sviluppo di nucleo, questo nel nocciolo tipo della di materia. materia. Esatto. E E ti dico quale fu il momento in cui scattò la scintilla, quando finalmente mi fece vedere una serie, mi inoltrò, mi mandò via fax allora, perché allora si usava ancora il fax, adesso ormai non più, e mi mandò alcune mappe di Giza, per l'appunto, che io riconobbi essere mappe di Giza, fra l'altro derivate da alcune pubblicazioni uscite in ambito massonico, diciamolo pure. E, ecco, io le riconobbi subito, ecco, nel momento lì cominciammo finalmente come dire, a dialogare su una linea, su un canale che io conoscevo bene, e da lì è nata una collaborazione che ci ha portato avanti adesso, però ti
se vuoi farmi altre domande tu, ti Ma passo certo, la no, 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 ma parola. infatti tu sei un architetto, sei appassionato, infatti giusto per inquadrarti meglio, di geometria, di metaprogettualità, archeologia, dicevo, e Sì, diciamo sì, con un sì. grandissimo interesse per la matematica, l'astronomia, la fisica, la geologia, la storia, il mito e la letteratura. Poi so che tu hai a Faenza e hai Sì. organizzato delle conferenze in tema ufologico e di palo astronautica, quindi Sì, diciamo che ti tanti, tanti anni fa, diverti, sì. diciamo che ti diverti. Sì, Diciamo mi così. diverto molto nelle materie, nelle discipline dove ci sono da farsi delle domande e da darsi delle risposte non scontate. Tutto quello che riguarda questo genere di argomenti mi stimola moltissimo. E a quei tempi, appunto, allora, una ventina di anni fa, cominciai a essere interessato a queste tematiche di archeologia, diciamo, chiamiamola misteriose per intenderci con gli ascoltatori, ma insomma, tutti quegli aspetti di studi archeologici e storici che vanno al di fuori di quella che è la visione accademica ortodossa, che da Chiaro. molti punti di vista ormai sta facendo acqua da tutte le parti, ecco. Chiaro. Allora, Paolo, che aveva ereditato dal padre Giacomo questo memoriale, che aveva a sua volta, diciamo, ricevuto da questo esoterista francese Maurice Schumann, praticamente che cosa conteneva questo memoriale, se vuoi raccontarcelo, insomma. Sì, certo, questo è appunto il nocciolo della questione. Allora, praticamente le cose erano così. Il padre di Paolo Rumor, Giacomo, negli anni 40, cominciò negli anni 40, Giacomo, ecco, non era, diciamo una cosa, che la famiglia Rumor è una famiglia molto importante. Poi in Veneto penso che molti lo sapranno bene quanto è importante la famiglia Rumor, è molto ben conosciuta, a Vicenza non solo, ha dato numerosi personaggi importanti come Mariano Rumor, che è stato molte volte Presidente del Consiglio, Altre volte. ecco, esatto, e anche lo stesso Giacomo Rumor, anche se meno noto al grande pubblico, in quegli anni, negli anni appunto 40-50, rivestiva degli incarichi di un certo rilievo a livello italiano, perché era anche fiduciario del Vaticano. La famiglia Rumor, cattolica, democristiana, era quindi strettamente legata agli ambienti vaticani, quindi godeva di piena fiducia da parte del Vaticano, e quindi era anche, come dire, avevano anche incarichi, ruoli che sono molto, molto, molto particolari, molto, molto addentro, diciamo, alle sfere del potere di quei tempi. E in quei tempi Giacomo, appunto, aveva un incarico molto particolare. A un certo punto gli fu proposto di collaborare in certe commissioni che dovevano, siamo ancora in tempo di guerra, quindi i Sì, cannoni ancora esatto. sparavano. E ciò nonostante si stava lavorando fra anche nazioni che erano belligeranti fra di loro, quindi fra rappresentanti italiani, francesi, tedeschi, inglesi, eccetera, stavano lavorando per costruire diciamo, i piani, lo scheletro a livello giuridico di quella che sarebbe stata l'Unione Europea. Cioè già si stava lavorando quello che era lo scenario del dopoguerra, perché insomma si sapeva che a un certo punto la guerra sarebbe finita e si doveva dare una struttura all'Europa futura. E si lavorava in determinate commissioni. C'era la commissione che si occupava del commercio estero, ed era quella in cui lavorava Giacomo Rumor. C'erano altre commissioni che si occupavano di tracciare altre questioni di carattere politico, giuridico e così via, tutta alla luce della nuova Unione Europea. Ma cos'è il punto? Il punto è che in queste commissioni Giacomo Rumor era entrato in contatto con personaggi molto particolari e sicuramente di estrazione massonica. Ecco, tu hai citato Maurice Schumann, non era propriamente un esoterista, scusami se ti correggo, No, ma ma certo. era un politico, ecco, era un politico a tutti gli effetti, perché aveva ruoli di carattere politico nel governo francese, è stato ministro più volte, ed anche lui in quel momento lì era incaricato di seguire diciamo, queste fasi preliminari dell'Unione Europea. Ma era al tempo stesso, era comunque all'interno sicuramente di circoli di carattere elitario, esoterico e massonico, perché è provato documentalmente, nel senso che a un certo punto Schumann, probabilmente cercando di avvicinare a sé Giacomo Rumor, che evidentemente lo considerava una persona stimabile e degna di essere avvicinata in questo senso, cominciò a passargli tutta una serie di documentazione, di documenti di carattere particolarissimo, cioè erano documenti che parlavano di, andiamo direttamente al sodo, sostanzialmente ricollegavano quello che il lavoro che si stava facendo in quel momento lì, cioè il lavoro preparatorio per una nuova Unione Europea, ricollegavano questo lavoro ad una ascendenza storica antichissima, ad una fase storica antica di migliaia e migliaia di anni, quando era esistita una grande civiltà
incentrata sul bacino mediterraneo, e precedente, questo in tempi precedenti alle fasi storiche, quindi prima dei Sumeri, prima degli Egizi, prima delle civiltà che conosciamo. E questa civiltà sarebbe andata incontro alla scomparsa, alla distruzione, in causa di eventi catastrofici. Da questa civiltà sarebbe derivato una linea, diciamo così, di trasmissione di potere e conoscenza che avrebbe attraversato tutta la storia europea, ma non solo, europea e medio orientale in particolare, ma non solo, fino ad arrivare ai giorni nostri. E avendo ritenuto che fosse il momento opportuno per rimettere in campo determinate finalità che erano comunque lì sin da sempre, da secoli e secoli, ecco, arrivati al momento opportuno, questa linea di potere elitaria avrebbe pensato che era il momento giusto, buono, opportuno per rifondare l'Unione Europea, proprio come ricostituzione di quell'antica civiltà, di quell'antica entità geopolitica che era esistita molti, molti millenni prima. Ok, e che sarebbe stata quindi sommersa da un diluvio, giusto? Cioè questo è un Sì, po' il discorso, il classico diluvio, che poi è esatto. una glaciazione in fondo. Sì. Ecco, adesso sì, spendiamo 2 parole su questo, perché allora, noi sappiamo che nelle tradizioni massoniche diciamo, si mescolano molti aspetti di mito con aspetti di verità. Esatto. Possiamo anche discutere, ecco, possiamo anche discutere sul fatto, perché appunto tutta la documentazione passata da Maurice Humann a Giacomo Rumor era intessuta di narrazioni che avevano molto di mitico, perché tutte queste cose che io ho raccontato in 3 minuti Sì, erano esatto. riportate estesamente, esatto, con tanti particolari, con linguaggi molto spesso, con linguaggi evocativi, allegorici, figurativi, che andavano a richiamare anche molti aspetti del mito, delle tradizioni religiose del passato. Ma andando al sodo, noi possiamo dire che quell'aspetto di vero che c'è è che noi scientificamente sappiamo che effettivamente circa 10.000 anni fa la Terra, l'intero pianeta è andato incontro ad eventi di carattere estremamente violento e catastrofico che hanno modificato in maniera repentina il clima, il livello del mare, inondando terre che prima Sì, erano erano emerse. terraferma, Sì, quindi sì, sì. coltivate, coltivabili e abitabili, e in pochi decenni, cambiando pochi decenni, poi pochi secoli, insomma, con ritmi differenti nel corso del tempo, ma comunque alterando in maniera significativa, estremamente significativa, in poco tempo, quella che era la geografia dei luoghi. E ad esempio, per farne un solo nome, per cominciare, lo stesso Golfo Persico è un luogo che è cambiato, che si è modificato moltissimo da 10.000 anni fa, cioè diciamo termine dopo il termine dell'ultima era glaciale, perché prima il Golfo Persico semplicemente non c'era, era una pianura solcata dal prolungamento di quello che è l'attuale Tigre ed Eufrate Uniti, e probabilmente lì c'era una civiltà. Una dei rami della civiltà di cui parlano i documenti di Rumor. Ma quindi scusami, l'archeologia, diciamo contemporanea avrebbe omesso di parlare di questi luoghi? Cioè, nel senso, alla fine li ritroviamo citati nel memoriale di Rumor, però è un po' qualcosa che ci scombina l'esistenza, perché siamo Ah, abituati a pensare certo. che non ci siano, insomma, resti di antiche civiltà sotto il mare. Quindi tu confermi che esiste un'archeologia sotterranea, cioè sottomarina? Confermo assolutamente, perché sono cose che fino a 100 anni fa non conoscevamo nemmeno dell'esistenza dei Sumeri. È una scoperta recente, quella della scoperta stessa della civiltà sumeria, che noi adesso consideriamo come la più antica dell'umanità, insieme a quella egizia, ma negli ultimi decenni in realtà sono venute fuori delle informazioni, delle conoscenze, degli studi archeologici e documentati che cominciano a dimostrare che le cose stanno diversamente. Tu accennavi all'archeologia sottomarina, un autore molto noto come Graham Hancock ha pubblicato diversi libri facendo anche ricerche personali, che poi non erano personali, ma comunque supportate anche da equip di studio di università, in particolare indiane, perché le ricerche che ha fatto erano in particolare
lungo le coste dell'India. E ad esempio al largo di Bombay, in una regione marina, al largo di poco lontano da Bombay, Hancock stesso, insieme appunto a questa equipe di ricerca, ha individuato delle località a molte decine di metri sotto il mare, quindi a molte centinaia o anche chilometri di distanza dalla linea di costa attuale, che corrispondono a città ora sommerse, ma che molte migliaia di anni fa, possiamo dire anche 7, 8, 10 mila anni fa, erano terraferme, erano città portuali, e che in molti casi è stato anche possibile identificarle nelle tradizioni, diciamo, letterarie scritte, perché c'erano riferimenti che si è potuto utilizzare per identificare queste località. Cioè, queste località hanno anche un nome e un cognome in questi antichi testi. Quindi possiamo citare le ricerche di Graham Hancock, ma possiamo citare anche, per arrivare in zone che tu hai frequentato, hai attraversato nel tuo bel libro, e possiamo parlare della regione fra la Turchia e la Siria, dove c'è una località come Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, fino a 20 anni fa, 30 anni fa, si sapeva fra sì e no. Adesso si è cominciato a studiare e si è capito che è una località di un'antichità sbalorditiva, perché già 12.000 anni fa, e quindi stiamo proprio parlando di quell'epoca in cui sarebbe avvenuta quella catastrofe che ha colpito in diverse occasioni. Si può parlare di impatti anche cometari che hanno cambiato appunto il clima e quindi anche i livelli marini in pochissimo tempo. Sì, tu stai Siamo, ecco, parlando. parliamo di un'età Esatto. che si colloca proprio in quelle fasi lì. E adesso ormai sono documentate, ma non solo Göbekli Tepe, ce ne sono anche altre vicine. C'è Karantepe Sì. e ci sono altre località che hanno quell'età lì, e quindi dimostrano che in età di 5, 6, 7 mila anni, ma anche di più forse, precedenti a quelle che erano fino a pochi decenni fa le civiltà storiche citate nei nostri libri di storia. Ecco, ora sappiamo che tutto questo che ci è stato raccontato è vero solo in parte, è molto poco vero, ma è vero che la civiltà umana è molto più antica di quella che ci siamo raccontati fino adesso. Ma tu hai parlato di questa, diciamo, di questa struttura, no? Che sarebbe esistita prima e poi c'è stato questo dryas recente, chiamiamolo così, il nome di questa glaciazione, che è stata comunque molto rapida, perché si parla anche di onde di ghiacciaio, cioè quindi comunque di scioglimenti repentini, quindi anche di una scomparsa di una civiltà che è avvenuta anche in un'attività molto, 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 molto evoluta, che è praticamente scomparsa in pochissimo tempo, no? E quindi poi diciamo che io sto compiendo degli studi sulle piccole Dolomiti proprio in virtù di questa erosione repentina che avrebbe poi creato delle montagne tipo il Pasubio e il Carega che ci sono qui, che appunto sono state erose in pochissimo tempo, no? E però per non cambiare argomento, cioè come hanno fatto questi rappresentanti della, secondo te, dall'idea che tu ti sei fatto della civiltà antica, della struttura antica, a lasciare delle tracce nella struttura che ci sarebbe poi stata dopo, perché questa struttura esiste dai tempi che avrebbe governato il mondo, esiste da prima, diciamo, dall'epoca etrusca, addirittura arriva all'epoca antica. Come avrebbero fatto a lasciare delle tracce per la struttura che sarebbe poi arrivata dopo e come sa facevano a sapere che ci sarebbe stato questo cataclisma, secondo te? Allora, dunque, che avessero previsto il cataclisma, non, in realtà non lo sappiamo. Cioè, diciamo che quello che abbiamo capito leggendo i documenti di Rouhoff è che c'era questa entità geopolitica appunto stanziata nel Mediterraneo, nel Medio Oriente, nel Golfo Persico, anche con alcuni avamposti addirittura al di là dell'Atlantico, parliamo anche della zona delle Antille. Quindi c'era questa grande civiltà estesa ed evoluta. E che chiaramente, ecco, diciamo, richiama anche l'idea di Atlante, perché il periodo è quello, diciamo, parliamo di 10-12 mila anni fa. La collocazione è fra Europa e America, quindi parliamo di una collocazione anche atlantica, per cui richiama ovviamente il mito di Atlantide. Quindi qui siamo nell'aspetto mito, e prima abbiamo citato l'aspetto scientifico. Ma diciamo, ecco, non sappiamo se fino a che punto avessero effettivamente previsto questo evento, però quello che sarebbe successo è che è successo un primo impatto cometario nel Nord America, che avrebbe impattato proprio nella zona della coltre glaciale nordamericana, creando, come dicevi tu, un repentino scioglimento dei ghiacci con immense onde di ghiacciaio che avrebbero lì in Nord America, appunto, ci sono delle tracce che sono perfino più grandi di quelle che hai citato tu
nel nostro arco alpino, perché ci sono intere valli scavati in poche ore Sì, esatto. da flussi di milioni di metri cubi di acqua in pochi secondi. Quindi in Nord America fu veramente una devastazione incredibile. Ecco, avrebbe appunto impattato su tutta la zona dell'America, con tutta l'estinzione poi dei grandi mammiferi che sappiamo essere avvenuta in quel periodo lì. E quindi avrebbe impattato Nord America e Europa, ponendo fine, sostanzialmente fine, alla fase evoluta, diciamo, di questa civiltà, e lasciando soltanto dei brandelli, dei frammenti di comunità sparse, disperse, e praticamente col rischio che questa conoscenza andasse, che la Perduta. conoscenza della civiltà precedente andasse perduta. Quindi cosa sarebbe successo? Sarebbe successo che gruppi elitari, perché poi alla fin fine, diciamocelo, la storia è sempre fatta dall'elite, cioè perfino uno dei membri della lista consultiva, che dopo magari ne parleremo, della lista consultiva dei documenti citati nei documenti di rumor, che è Maurizio Mosca, che parla proprio per l'appunto di uno studioso di un centinaio di anni fa, o qualcosa più, che parla e dice per l'appunto questo, cioè che la storia è fatta dall'elite, soltanto in tempi recenti si è pensato di credere che siano le masse a poter pilotare la storia. Ma vabbè, veniamo al dunque. Quindi gruppi elitari estremamente quindi ristretti si sarebbero fatti carico di preservare, conservare la conoscenza del passato, della civiltà che era andata a scomparire con questa catastrofe di cui abbiamo detto, e diciamo così, incapsulando queste conoscenze in determinati contenitori, che poi dirò quali potrebbero essere, in maniera tale che potessero sfidare i secoli e i millenni, costruendo al tempo stesso una linea di trasmissione di queste conoscenze, e non solo di trasmissione, ma anche di influenza nei confronti dei gruppi umani, delle popolazioni che altrimenti ne sarebbero rimaste disperse. Cosa voglio dire? Voglio dire, ecco qui per capirmi, passiamo a quello che è il mito, la tradizione dell'Antico Egitto. Cosa dice l'Antico Egitto? Le tradizioni dell'Antico Egitto dicono che prima delle civiltà delle dinastie storiche che gli studiosi riconoscono, cioè diciamo prima di circa 3000, del 3000 a.C., c'erano delle dinastie di esseri semidivini, e prima ancora delle dinastie di esseri divini. Cioè, questo per dire che è la tradizione stessa dell'Antico Egitto che ci dice che prima di arrivare all'alba della storia esistevano delle linee di trasmissione di potere e di conoscenza che non erano pienamente umane. Ora, noi possiamo anche interpretare il non pienamente umano nel senso di elite di livello superiore, cioè elite dotate di conoscenza e potere superiori, che agivano nell'ombra, facendo in modo da guidare il potere, diciamo così, il potere visibile, di guidare il sovrano, il faraone, eccetera, nel fare le scelte di carattere politico, militare, eccetera, però sulla base di una finalità che non era certamente quella che il faraone, il sovrano di turno si dava. Le finalità erano sempre quelle di questo gruppo di potere che agiva volutamente nell'ombra, o meglio diciamo che all'inizio può anche essere stato che, diciamo che nei primi tempi, nei primi secoli, dopo la scomparsa della civiltà, può anche essere che questi gruppi di potere si siano manifestati anche pubblicamente come gruppi di potere governanti, diciamo, non si nascondevano, diciamo, alla popolazione. Col tempo però tutto questo è cominciato a cambiare, perché hanno capito, compreso che era più opportuno, diciamo, mantenere una posizione defilata, quindi diciamo mettere in prima persona un faraone, un sovrano vero e proprio, e figurare semplicemente come consigliere del faraone e del sovrano. Quindi quello che comandava era il consigliere, che dava, diciamo così, le dritte, le indicazioni giuste al sovrano di turno per fare quello che si doveva fare. Questa cosa, diciamo così, questa procedura è andata avanti sempre in maniera sempre più spinta, nel senso che i gruppi elitari di comando si sono sempre più defilati dal palcoscenico, dalla visibilità, sono sempre andati più nell'ombra, attraverso la costituzione di gruppi, ecco, tutti i gruppi di carattere esoterico, massonico, elitista, eccetera. Sono tutti infiltrati e contaminati da questi gruppi di potere occulto che manovrano le leve della storia. Fino ad arrivare a che cosa? Arrivare ai nostri giorni,
dove a un certo punto si è inventato, diciamolo pure, non credo che i nostri ascoltatori saranno sorpresi, ci siamo inventati la democrazia come paravento per nascondere quelle che sono, per nascondere e avallare quelle che sono le scelte portate avanti da, per l'appunto, i gruppi di potere che agiscono nell'ombra e che questi gruppi di potere nel libro dell'Alta Europa assumono un nome, perché Rumor li chiama per l'appunto la struttura. Non potendo dare un nome preciso, un nome e cognome preciso a questi gruppi di potere occulto, nel libro Rumor li chiama semplicemente la struttura. Ecco, la struttura agisce nell'ombra volutamente, influenzando quelle che sono le strutture di potere visibili, monarchie, democrazie in particolare, democrazie lo vediamo a cosa serve la democrazia oggigiorno, ma lavorando sempre nell'ombra per ottenere le proprie finalità. Sì, Questo esatto. è avvenuto nel corso di migliaia di anni. La fonte è pur sempre un memoriale in mano appunto alla famiglia Rumor, cioè nel senso abbiamo le Certo, altre fonti, possiamo certamente. appunto indagare da un punto di vista scientifico da quello che sta successo, le ricerche Certamente. fatte da te, fatte da Graham Hancock, da altri studiosi, Certamente. sulla parte diciamo politica, su politologi di fama mondiale come appunto Giorgio Galli, che ci ha lasciato un'estimabile diciamo Sì. raccolta di appunti e di libri e di pubblicazioni che sono poi la base sulla quale appunto tu hai fatto riferimento. Certo, certo. Il discorso attuale è che quindi avrebbero lasciato all'interno delle piramidi, come appunto tu hai scritto un libro nel 2003 e poi ne hai scritto un altro l'anno scorso, parlando di questo Esatto. disegno planetario. Se ne vuoi parlare, ma giusto a grandi linee, e poi approfondiremo questo discorso Sì, qui. adesso sì, ma mantengo il discorso sulla linea, diciamo così, di contatto fra le mie ricerche e quelle dell'altra Europa, senza divagare Certo, troppo su quelli che no, sono gli no, ma altri libri che ho scritto. infatti, Infatti, assolutamente. e quindi il punto di contatto qual è? È che, come dicevo prima, all'inizio del mio intervento, citavo il fatto che la struttura, chiamiamola così adesso, d'ora in avanti, la struttura, cioè questo gruppo di potere elitario, e che stava dietro per appunto a Maurice Schumann, quando Maurice Schumann aveva consegnato i documenti a Giacomo Rumor, la Certo. struttura aveva ritenuto che il periodo che andava dalla fine dell'Ottocento all'inizio del Novecento era il periodo buono per, diciamo, per rilanciare il vecchio progetto che coltivavano da millenni, cioè quello per l'appunto di ridare vita a quell'antica civiltà scomparsa. E quali erano stati i due segnali che li avevano indotti a credere che i tempi fossero maturi? Erano venuti a fine 800, inizio 900, due scoperte archeologiche segrete, perché sono rimaste soltanto all'interno dei membri della struttura, due scoperte archeologiche che nel libro le citiamo in questo modo. Una sono per l'appunto chiamate come le tavolette di Giza, Sì. Eccoli. l'altra sono i rotoli di Nusaybin. Ora, di cosa si tratta? Ecco, le tavolette di Giza sarebbero delle tavolette di gesso sulle quali erano iscritte delle iscrizioni, delle informazioni che erano relative per l'appunto a quello che sarebbe accaduto quando quell'antica civiltà era scomparsa in conseguenza di quella catastrofe di cui dicevamo. In Sì. queste tavolette si parla per l'appunto di quello che dicevamo poco fa, anche tu citavi, cioè si parla di terremoti, si parla di alluvioni, si parla di spostamento anche della crosta terrestre, di disassamento della Terra. E quindi nelle tavolette di Giza erano contenute questo genere di informazioni. L'altro, poi dico qualcosa di più anche su queste tavolette, perché può essere interessante. L'altra scoperta, invece, che era avvenuta anche questa fra fine 800 e inizio 900, erano per l'appunto i rotoli di Nusaybin. Nusaybin è una città che Eccoli. anticamente era più importante di adesso, adesso si trova al confine fra la Turchia E la Siria, e la certo. Siria. Esatto, un luogo molto disgraziato negli ultimi Sì, anni, perché è sempre certo. sede di con Chiusissimi, guerre, esatto. spostamenti di popolazioni, eccetera. Quindi erano antiche Nisibis, comunque è stata sede vescovile, sede di città romana importante, eccetera, oggi meno importante. Ma comunque in una sinagoga di Nusaybin sarebbero stati ritrovati questi rotoli che parlavano, diciamo, delle stesse cose delle tavolette, ma però con un altro linguaggio, da un altro punto di vista, raccontando in maniera più narrativa. Mentre le tavolette riportavano delle informazioni di carattere più tecnico e matematico, raccontando quindi, dicevo, in questi rotoli e in maniera più narrativa quello che sarebbe per l'appunto avvenuto a questa antica civiltà, narrativa e simbolica, leggendaria, diciamo così, con un linguaggio di tipo mitico. Ecco. E quindi queste due scoperte avrebbero fatto pensare alla struttura che
Ok, è arrivato il momento di ridare vita a questo antico progetto. Ripeto, di queste conoscenze non ne sa nessuno perché non sono state pubblicate, nulla è stato pubblicato in merito e sono state tenute rigorosamente segrete. I rotoli sono conservati in una località in Gran Bretagna, le tavolette non ricordo esattamente, ma anche quelle sono in una località segreta pure, quindi non sono di dominio pubblico queste conoscenze, sono soltanto citate per appunto in questi documenti di rumore. E niente, però cioè, dico solo questo, le tavolette di Giza potrebbero essere state scoperte a Giza da un noto archeologo, anzi una coppia di archeologi che sono due fratelli, John e Wayman Dixon. Questi due fratelli archeologi sono citati nell'elenco dei collaboratori, diciamo così, membri, li chiamiamo membri consultivi della struttura, sono citati nell'Alta Europa e io per mie ricerche sappiamo che, posso confermare che sappiamo che nel 1870 circa questi archeologi lavoravano per l'appunto nel pianeta di Giza a fare delle ricerche di carattere ufficiale intorno alle piramidi. L'unica cosa che non fu mai ufficializzata fu per l'appunto la scoperta Delle delle tavolette. tavolette di gesso. Secondo noi, mettendo insieme, diciamo così, mettendo insieme i puntini, ricostruendo un pochino le informazioni note da altre fonti con quelle che sono le informazioni presenti nei documenti di rumore, diciamo che si può evincere con una buona probabilità che nel corso di quegli anni lì, in particolare nel 1872, i fratelli Dixon potrebbero aver scoperto in qualche luogo sotterraneo a Giza, forse nel posto di Osiride che io cito nel libro, potrebbero aver scoperto queste tavolette che poi per l'appunto sono rimaste segrete e studiate segretamente da altri membri della struttura, altri studiosi della struttura. Tutto questo, insomma, per concentrare il potere o per nascondere, insomma, hai più delle origini, oppure il semplice fatto, appunto, che l'uomo esisteva già durante il Dries Regener recente, giusto? Come Sì, anche che si parla, allora. come anche si parla molto poco del Dürpinar Geological Center, cioè la famosa, cioè, più che altro conosciuta come Arca di Noè, questa barca Sì, che si trova sul Monte Tendurek, sul confine con l'Armenia, e dove vicino appunto al Monte Ararat, dove senza ombra di dubbio quello è un calco di una nave risalente al periodo del Dries recente, ma è comunque diciamo, sono sempre tante teorie, quindi alla fine c'è certo. tutto questo, certo non c'è scritto in una fonte, è semplicemente un mettere insieme Esatto, informazioni esatto, diverse che arrivano, diciamo, da altre situazioni. Questa struttura, secondo esatto. te, è ancora Esattamente. presente ai giorni nostri, oppure no? Oppure ai nostri giorni si può Ecco, sì, parlare di no, no, allora. Ecco, qualcos'altro? è sicuramente presente ai giorni nostri, ma diciamo che nel corso degli anni, ecco perché questo libro l'abbiamo maturato e sviluppato nel corso di un po' di tempo. Ho detto all'inizio che abbiamo cominciato a studiarci insieme 20 anni fa, la prima edizione del 2010, la seconda edizione dell'Alta Europa del 2017. All'inizio avevamo una certa idea, nel senso che potevamo anche avere l'idea semplicistica che la struttura fosse l'unico gruppo elitario di potere a reggere le fila del mondo. Col tempo, e anche sulla base di quello che è accaduto negli ultimi 4-5 anni, adesso non tocchiamo quello che è successo in questi anni, ma credo che l'ascoltatore sappia, capisca bene cosa vogliamo dire, cioè che è diventato chiaro che la storia, la realtà è molto più complessa di quello che ci immaginiamo. Ci sono cioè credo che più nessuno creda al fatto che gli eventi accadano perché un popolo democraticamente ha scelto di fare così anziché cos'ha, questo non penso che lo creda più nessuno. E quindi ecco, anche la semplificazione che facevamo prima, diciamo, come anche noi autori dell'Alta Europa, di credere che magari un solo gruppo potesse effettivamente tenere le fila di tutto, ripeto, era appunto una semplificazione. Adesso mi sono fatto più l'idea che ci possono essere diversi gruppi a confronto con finalità differenti. In certi momenti può prevalere un gruppo con certe finalità, in altri momenti ne prevale un altro. I diversi gruppi non spariscono mai completamente nel corso della storia, perché ripeto, la struttura, se è sopravvissuta nel corso di 8, 9, 10 mila anni dalla catastrofe fino ad oggi,
è sicuramente presente anche adesso e sarà presente ancora per molto tempo. Però quello che posso dire è che probabilmente, molto probabilmente, perlomeno io ho questa intima convinzione, quello che sta accadendo adesso non è frutto di quello che è il lavoro della struttura. Sono convinto che adesso è venuto alla ribalta una linea di potere, diciamo così, un gruppo di potere con finalità diverse e secondo me molto peggiori di quelle che potevano essere quelle della struttura, quando aveva la finalità di costruzione, di costituzione dell'Unione Europea. E quindi ho una, come dire, una intima convinzione che quello che sta accadendo adesso è un'opera molto, molto più, che mi lascia molto più da pensare, più da temere rispetto a quello che poteva essere il progetto che voleva mettere in atto la struttura. Per qualche motivo, nel corso degli ultimi decenni, è intervenuto qualcosa che ha indebolito una forza e rafforzata un'altra, e quello che accade oggi, insomma, è un po' frutto di questo, ecco. Di questa alternanza di potere. Esatto, Io esatto. Loris, io ti ringrazio perché è stato veramente abbiamo toccato vari temi, non li abbiamo toccati tutti. L'Altra Europa è un libro che è pieno zeppo di informazioni. Come tu hai detto prima, io non credo che gli ascoltatori siano fermi sul fatto di credere o meno di quello che succede nel mondo dell'attualità, della contemporaneità, ma io lo credevo prima di leggere L'Altra Europa. Diciamo che è un libro che fa nascere grandi riflessioni, che fa nascere anche diciamo, profondi interrogativi. D'altronde siamo esseri pensanti ed è una cosa che non dobbiamo smettere di fare, continuare a pensare, continuare a leggere, no? Quindi la cosa Esatto. diciamo, è anche un po' filtrare le notizie, insomma, che ci arrivano. Quindi Esatto, sicuramente esatto. L'Altra Europa è un libro che fa riflettere, che consiglio per chi voglia appunto approfondire e vedere appunto di toccare altri temi. Noi sicuramente ci rivedremo ancora, Loris. Certo, Blu alla grazie. ricerca del senso non si ferma qua. Hai in serbo, io devo ancora leggere un tuo libro del 2023 sul disegno planetario di Giza, che lo leggerò quanto prima. E l'idea è appunto venire da te proprio in sede per fare un video e parlare di cose autentiche, parlando appunto, guardandole e magari appunto facendo un video di quello che si può meglio appunto approfondire per quanto riguarda Giza e per quanto riguarda i tuoi studi. Io ti ringrazio e Grazie. ci sentiamo, diciamo, alla prossima puntata, quindi. Grazie, grazie a te Matteo, grazie a tutti gli ascoltatori e niente ancora, a presto, a presto. Grazie mille.